Salve a tutti Blazers e bentornati nella Blazecraft 2. Io sono Aaron Blaze e ho un cappello orribile. Guardatelo, è bruttissimo, mamma mia. Quindi cambiamo visuale perché non si può vedere. E nella puntata di oggi, mentre salutiamo i due Chicken Raptor che mi continuano a fare delle uova, per quello sono molto attive queste galline, nella puntata di oggi andremo in miniera e questa volta sarà una miniera, diciamo una caverna fatta bene, perché l'ho già trovata fuori dalla puntata. L'ho voluta trovare prima perché molti di voi mi hanno chiesto di velocizzare un po' le cose perché avete fretta di vedere il boss, le dimensioni. Da una parte avete ragione, ma dall'altra capite che anche la Blazecraft 1 è iniziata con un processo di acquisizione dei materiali, di potenziamento, eccetera eccetera. Non è che è iniziata pronti via con le boss fight, quindi dovete avere pazienza, perché se vado adesso a fare un boss, mi fa il culo, perdo tutto e siamo punto a capo. Comunque, cerchiamo di andare in una dimensione, nella prima dimensione della mod, nella prossima puntata, o alla fine di questa, ma non penso di farcela, ma vediamo, ci si prova semmai. E per adesso siamo qui con il waypoint, quindi siamo già in caverna. Ho già trovato questa caverna fuori dal video ed è una caverna molto profonda dove ci saranno materiali interessanti, tipo questo materiale qui. Ah, attenzione, è il diamante questo! È il diamante! Ok, l'avevo visto, però ho detto, poi lo vedrò con i Blazers, con gli iscritti. Ho detto, tanto sarà qualcosa della mod. No, è il diamante, anche se è verde acqua. Perché tipo è in una roccia diversa, allora ha una forma diversa, un colore diverso. Vabbè, oh. Iniziamo benissimo la puntata, vedete? Ecco, già abbiamo il diamante, quindi già ci mettiamo qui. Come vi dissi nella scorsa puntata, ci mettiamo qui e craftiamo il piccone di diamante. Perché in questo modo, se noi troviamo un materiale che non si può estrarre con il piccone di ferro, abbiamo già il diamante a nostra disposizione. Dunque, qua c'è un sacco di ferro. Oro. Che colorito strano, mamma mia. Lapis, vabbè, prendiamo anche del lapis. E qui abbiamo il rame, ok, pensavo che era la limonite. Questo uranio, attenzione. L'uranio penso che ci fai le bombe e niente più, quindi non so quanto sarà utile, però è comunque un minerale raro. Mentre qui abbiamo altro copper e della redstone. E lì c'è anche dell'ossidiana. Allora, l'ossidiana me la piglio volentieri. Oh merda. Un creeper boss, no. No, cos'è? Cosa fa? Mi ha lanciato il fuoco, ma siamo impazziti qui. No, donna. Ha 140 di vita. 140! Mi ha droppato anche le ragnatele, maledetto. Oddio, mi ha colpito stavolta. Sì, è andato nella lava! Babbo di minchia! No, però mi perde il drop nella lava, mi perdi il drop nella lava. Esci, esci! È morto, mi sa. È morto. Maledizione, no, è morto. Almeno si è levato dalle scatole. Va bene, allora. Io mi piglio l'ossidiana, adesso taglio perché ci vorrà una vita. Ok, ne ho presi 4 blocchi in modo da fare le enchanting table per ora e poi per il portale la raccoglierò poi o quando ci servirà, perché comunque ci vuole veramente troppo. Rame, io lo raccolgo però sinceramente non so quanto possa esserci utile. Meno male che l'ho raccolto, dietro c'era l'ametista. L'ametista è della Eternal Ice, quindi potrebbe essere abbastanza forte. E siamo ad un'altezza di 15, quindi potremmo trovare cose interessanti tipo la limonite, sì! Cazzo! La limonite, ragazzi. Allora, questa la prendiamo tutta, assolutamente, perché l'altra volta l'avevamo rotta e non siamo riusciti ad usarla. Quindi questa volta la prendiamo perché era assolutamente il nostro obiettivo, la limonite. Ho prosciugato la vena e ci sono ben 26 blocchi di limonite. Ci sono... Oddio! Oddio, che cosa sono? Trickster? Che cazzo fanno i trickshot questi? Cosa sono? Oddio, quanti ce ne sono? Quanti sono? Quanti sono? Non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. Stammi lontano. Oddio, sono quasi morto!
Quasi morto! Ma che cazzo erano? Via, via! Ok, potrei fare tutto un giro, però mi conviene tantissimo usare il waypoint. Vabbè, prima mangiamo possibilmente, perché sennò moriamo di fame. Usiamo il waypoint e torniamo nella caverna. Però da questa parte. Ok, potremmo anche essere un po' ingordi e esplorare altro. Però sinceramente, dopo quello che ho visto, là c'è qualcosa. Mi sa che c'è del diamante là. Cos'è? Ghost? Ci sono dei fantasmi, ragazzi. Ci sono anche dei fantasmi in questa cazzo di mod. Dimmi che li posso colpire. No, sono invisibili. No, 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 no. Queste merdate no. No, no. Quanti sono? Li attacco finché li vedo. Li attacco finché li vedo. Oddio, 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 oddio. Dove sono? Dove sono? Mi sta colpendo. Non so dov'è. Ho tolto pure... No, ho tolto pure la torcia. Dov'è? 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 No, no, mi uccide. Mi uccide, muoio, 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 ecco, per forza. Ok, forse, forse me ne sono liberato. Mamma mia, ragazzi, voi volete che mi metto a fare le boss fight, però... anche qui ci sono dei mob che mi uccidono, cazzarola, sono fortissimi, poi erano invisibili. Allora, prendiamo questo zaffiro. C'è lo zaffiro anche. Zaffiro mi piace. Mi piace, anche se mi avete detto che il rubino, per esempio... Sentito qualcosa? No. Sì, ce ne sono ancora in giro. No, ancora quell'affare! Faceless Runner! Oddio, ce l'ho dietro! Infame, non era ancora morto! Non era ancora morto, io pensavo che era morto. Faceless Runner... Ah, mamma mia, questo carica. Ok, allora, andiamo di qui. Ok, qui c'erano degli zaffiri. E li prendiamo. Dicevo, ragazzi, qua sono troppo pericolosi i mob. Sono troppo pericolosi. Avevo visto in alto, sì, lì, c'è dell'ametista. E sento altri fantasmi. Mentre lì, rubino e zaffiro. Questo è quello che cerco. Questo è quello che cerco. Allora, zaffiro, prendiamolo subito. Mi serve la secchiata d'acqua. Eccoci qui. Vai. Secchiata d'acqua e ci prendiamo il rubino. Quello platino. Perfetto. Ok. Limonite. E sento dei versi incredibili. No, no, c'è qualcosa di brutto qui. Chiudi, chiudi, chiudi tutto, chiudi tutto. Chiudi tutto, Ender Blaze. Chiudi tutto, chiudi tutto. Io mi prendo la limonite... che c'è qui, e poi quasi quasi me ne andrei, perché abbiamo rischiato tanto e non voglio perdere tutti questi bei materiali. Però la tentazione è tanta. Se io tipo facessi così... Guarda lì, sono tutti qua! Vabbè, così funziona, dai, si può fare. Che cosa c'è qui? Rubino? Bene, dai, ne è valsa la pena, tutto sommato. Prendiamo questo rubino. Dunque... Valutiamo un po' con quello che abbiamo cosa si può fare. Perché abbiamo preso rubini, zaffiri, ametista. Però rubini e zaffiri sono della Moror. L'ametista e la limonite sono della Eternal. Quindi valutiamo per esempio la potenza delle spade. Se io cerco rubi, abbiamo una spada che toglie 7, come il diamante quindi. Perché toglie 7. Quindi è un minerale alla pari del diamante. Sì, anche lo zaffiro. Mentre l'ametista, quindi Amethyst, eccola qui. No, questa è della Biomes, non c'entra. Questa qui toglie 7, quindi è un altro pari del diamante. La limonite sarà un pochino più debole, suppongo. Togli 10 la spada? Minchia, togli 10 la spada. Però non si possono fare le armature. Ok, allora facciamo con lo zaffiro, no, con il rubino... dei pantaloni. Con lo zaffiro ci facciamo l'elmo a sto punto. Non si può. Ma neanche lo zaffiro fa l'armatura, ma dai. Insomma, che possiamo fare 3000 spade di 30.000 tipi diversi, non possiamo fare le armature. Cioè, che vabbè, facciamoci. Pala e ascia in zaffiro. Ci facciamo la spada in limonite.
Quindi liberiamo un po' di spazio. Ci facciamo quindi questa spada così e così. Che bella è, tra l'altro, è bellissima. Ci facciamo due libri. Eccoci qui. E l'enchanting table. E che si fa così. Ok, perfetto. Enchanting table la mettiamo per il momento qui. Spada di limonite. Unbreaking. Vabbè, ci sta. Ci sta perché così abbiamo aumentato la sua durabilità, perché era un po' scadente. Facciamo il piccone con efficienza 1. Perfetto. Magari azzardiamo anche l'arco. Azzardiamo anche l'arco power 1. Sì, però non abbiamo frecce. Ho sperato un attimo nelle frecce infinite. Sarebbe stato figo, perché poi bastava solamente una freccia ed eravamo a posto. Però non abbiamo frecce. Detto ciò, direi che possiamo prendere del materiale. Perché ho droppato la spada? Mannaggia me. Prendiamoci del materiale. Tipo questo qui. Corriamo verso il portale. Oddio, un creeper fuori casa. Ti prego, non mi rompere l'uscio. Corriamo dove avevamo trovato il portale, cioè più o meno lì. Ci facciamo un pilastro con la roccia. E nella prossima puntata esploreremo la prima dimensione della mod Eternal Isles. Eccolo il portale. Eccolo lì. Ci siamo quasi. Ma è in altissimo questo portale. Siamo già a 146 di altezza. Eccolo qui. Mi devo spostare un attimo. In questo modo. Prendiamo altra pietra. E saliamo. Ci siamo quasi. Chissà dove porterà. Eccoci qui. Twinklestone. Il portale Haven Portal. È il portale per il paradiso. Wow. Si può entrare da tutti i lati. Vabbè, io direi che iniziamo ad entrarci, sperando che tutto funzioni, e così ci facciamo un'idea della dimensione e nella prossima puntata la esploreremo. Ragazzi, benvenuti nel paradiso dell'Eternal Isles, che mi sa più di inferno perché lì c'è un'orge di mob che preferisco non incontrare in questa run perché, mio Dio, mi faranno il culo sicuro. E là c'è un altro portale, tra l'altro. E vince la statua di oggi... X Aya Chan. Eccoci qui. Utente premium, la prima ragazza che vince una statua, tra l'altro, complimenti. Quindi le faremo fare una posa tipo particolare, tipo una roba così che sembra che stia danzando tipo una sorta di tango. Ecco, facciamo una cosa così. Perfetto. Guardate che posa artistica. Scolpisci X Aya Chan, lo mettiamo anche sul cartello, è la nostra... Oddio, cosa sto scrivendo? X Aya Chan è la nostra blazer del giorno. E vi ricordo che per vincere una statua dovete condividere questo video tramite la mia pagina Facebook e lasciarmi il vostro nickname, verrete estratti. Il vincitore vincerà appunto la statua che poi sarà messa nella base. Quindi per questa puntata è tutto, io vi invito a mettere un bel like, a condividere il video per partecipare al concorso e a lasciarmi un commento per darmi tutti i consigli della situazione. Nella prossima puntata esploreremo la prima dimensione dell'Eternal Isles, vale a dire il paradiso. Un saluto da Eren Blaze, ciao a tutti!